Il PAN prevede che tutte le macchine con più di 5 anni devono essere sottoposte a controllo funzionale obbligatorio, mentre la taratura rimane un percorso volontario. Per effettuare un controllo funzionale ci sono diverse prove da fare. È importante sottolineare che il controllo funzionale supera l'esame se tutte le prove hanno esito positivo. Tra le principali, comunque, mi limito a dire la prova dell'efficienza degli ugelli, prova dell'efficienza del manometro, verificare l'assenza totale di perdite, verificare la presenza di filtri e lo stato di usura dei filtri. Il momento della regolazione strumentale diventa un momento di estrema importanza perché viene proprio adattata la macchina alle esigenze culturali e soprattutto viene creato un percorso dove l'operatore individua le caratteristiche più importanti su come usare la propria macchina lavoratrice. Molte volte vengono usate velocità di avanzamento troppo elevate, pressioni di esercizio sbagliate, non vengono controllati se gli ugelli sono adatti o meno per relativi trattamenti. Quindi nella fase di taratura vengono dati proprio dei consigli su come usare nel modo migliore la propria macchina lavoratrice. I rischi di usare una macchina non controllata è semplicemente quello di prendere un verbale che va dai 500 ai 2000 euro dal momento che entro il 26 novembre 2016 tutte le macchine con più di 5 anni dovranno essere sottoposte a controllo funzionale, oltre a usare una macchina che potrebbe anche comunque creare inquinamento nell'ambiente, dovuto appunto a eventuali problemi di perdite o di sgocciolamenti o di ugelli non a norma. Il rischio di non sottoporre la macchina a una regolazione strumentale o una taratura è quello di rendere inefficiente tutti gli sforzi che io vado a fare. Avendo la macchina non tarata, molte volte se seguo anche il prodotto giusto, poi questo non ha sicuramente l'efficacia che dovrebbe avere. Oltretutto anche c'è il rischio, non tarando la macchina, di creare comunque danno all'ambiente.